Io ti interrompo sul tema del lavoro perché? Perché adesso ci occupiamo proprio di giovani e di lavoro con un'iniziativa della Regione Lazio, un'iniziativa che si chiama Torno Subito, dal titolo diciamo così curioso. Ci spiega di più Fabio Antonini nel suo servizio. In fila pronti a partire per seguire un master o svolgere un'esperienza di lavoro in giro per il mondo. Sono i circa 2.000 vincitori della quarta edizione di Torno Subito, un progetto riservato ai giovani under 35, organizzato dalla Regione Lazio con l'impiego di fondi europei. Unica condizione: tornare e mettere in pratica quanto si è appreso in un'impresa o azienda del territorio laziale. Sì, ho presentato un progetto sulla mia autoimprenditorialità. Vorrei aprire uno studio di consulenza internazionale, quindi per la prima fase andrò in America, a Los Angeles, e la seconda fase farò combaciare con il mio tirocinio presso uno studio commerciale. Adesso andrò a Dubai e il progetto è un progetto sul marketing. Cosa sei laureato? Io ancora non ho preso la laurea, ho 21 anni e questo era l'ultimo anno, mi dovevo laureare quest'anno, poi questa bella notizia, allora ho deciso di prendere la palla al balzo e fermare un attimo l'università e andare a fare questa esperienza all'estero. Dalla prima edizione del 2014 ad oggi sono stati stanziati 80 milioni di euro, 6.000 i progetti finanziati. L'acquisto di tutti i corsi di formazione e master è interamente a carico della regione, che contribuirà anche per le spese di vitto, alloggio e viaggio. Per chi svolge uno stage lavorativo inoltre è prevista un'indennità mensile di 600 euro. È un progetto che impegna questi ragazzi, ma impegna anche le aziende e le imprese che accoglieranno questi ragazzi. Sì, questa è la bellezza. Chi fa il progetto si è trovato un tutor nel mondo o in Italia, all'estero, dove fare l'esperienza, un tutor qui da noi quando ritornerà, e la regione garantirà il rientro, 6 mesi di assegno per iniziare. La cosa bella è che il 30% di chi l'ha fatto ha trovato lavoro, quindi non è solo un'esperienza di un viaggetto all'estero, è anche una prova che con politiche innovative si può cambiare la vita delle persone. Io sto andando a fare un master a Venezia in architettura, lo UAV, che si chiama Rigenerazione Urbana e Innovazione Sociale. E prima di questa occasione hai mai pensato, beh, non trovo lavoro, lascio l'Italia? Assolutamente sì, sì. Probabilmente se non avessi avuto questa occasione sarei già partita. È con noi Massimiliano Smeriglio, vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio e diciamo così ideatore di questa iniziativa portata avanti con fondi dell'Unione Europea. Sì. Allora, intanto buongiorno, grazie di essere qui con noi. Qual è l'identikit del giovane che aggancia questo tipo di proposta? Intanto noi lo proponiamo ai ragazzi tra i 19 e i 35 anni. In genere sono ragazzi che arrivano, sono un po' più giovani, la media è intorno ai 25, 26, 27 anni, persone che hanno appena finito il corso di laurea e che accettano un po' questa sfida. La cosa molto importante è che noi abbiamo completamente disintermediato, non devono rivolgersi a un ente, a una burocrazia, direttamente con il nostro staff, portano un progetto. Il progetto può riguardare la qualsiasi, riguarda la loro dimensione curriculare, un fotografo, un architetto, un ingegnere, un poeta, cioè è uguale, perché in una condizione di crisi l'importante secondo noi è investire sul proprio Quanti talento. Quanti sono i giovani coinvolti? Ad oggi siamo arrivati a 6.000, arriveremo il prossimo anno a 8.000 ragazzi e ragazze. Sono più ragazze che ragazzi, più disponibili le ragazze ad accettare la sfida all'estero, della mobilità internazionale. L'unica condizione che poniamo, diciamo sovvenzionando, cioè pagando il viaggio, il master, l'esperienza lavorativa. E c'è anche un qualcosa che voi date mensilmente? Noi diamo 600 euro al mese in questo anno, 6 mesi ovunque nel mondo a potenziare la propria dimensione, ripeto, curriculare o professionale, 6 mesi con un partner locale della Regione Lazio, un'impresa, un ente locale, un ente di ricerca, un dipartimento universitario in cui portare quello che si è appreso a Shanghai, a Milano, a New York, e questa dimensione qua
da un lato ci sprovincializza, cioè accettiamo la sfida della globalità, e dall'altro però gli chiediamo di compartecipare alla ripresa del nostro paese, cioè gli chiediamo di tornare. Per noi è la risposta a un dibattito, diciamo, un po' consumato, che va sotto il nome di fuga dei cervelli, che costa abbiamo visto 14 miliardi al nostro paese, un punto di PIL, e qualcosa si può fare. E aggiungo, sono fondi ben spesi dei fondi strutturali europei, quindi non incidono sul bilancio ordinario delle regioni o della regione, in questo caso della regione Lazio, e secondo noi è un buon esempio. Io ne ho parlato anche al ministro De Vincenti, perché, diciamo, coglie un punto, investe su una nuova generazione e lo fa dandogli fiducia. Ecco, oltre che a lei risulti la regione Lazio, ci sono altre regioni impegnate su questo fronte? Ci sono alcune che hanno progetti simili, la regione Puglia, la regione Toscana, ma diciamo con questa semplicità. È uno dei progetti più apprezzati anche dalla Commissione europea, quindi noi siamo anche piuttosto orgogliosi di questa invenzione, che poi è una cosa molto semplice: torno subito, vado, imparo, mi diverto, perché è pure importante, faccio esperienza, diciamo, e poi faccio tesoro in Italia e poi torno e la metto a disposizione della comunità locale. Allora, grazie a Massimiliano Smeriglio. Ecco, torniamo dai nostri ospiti. L'esperienza